sappiamo che nelle realtà le società sportive avviano l'iniziativa che di fondo c'è uno scopo sociale impellente, ci sono i giovani da avviare al mondo dello sport, un sport inteso come salute. Questo è fondamentale, si parte da lì. E l'attività dei piccoli, dove i numeri si moltiplicano, perché i grandi numeri sono lì, dai 6 ai 10 anni, qui fondamentalmente lo scopo sociale rende potere, rende maggiore importanza. Noi dobbiamo essere capaci di estrapolare da questo grande movimento le potenzialità. Se nello sport è importante che ciascuno poi trovi ambiti adeguati alle proprie possibilità per misurarsi, noi dobbiamo fare in modo che coloro che per natura, insomma, madre natura li ha dotati di qualcosa in più, diciamo i più meritevoli, tra virgolette, di poter salire qualche gradino. Perché poi le motivazioni tengono attaccate allo sport. Quando si cessano le motivazioni lo sport si abbandona. Dobbiamo essere bravi ad offrire opportunità a tutti. Le società dovranno essere oltremodo brave poi a creare uno spirito d'appartenenza dei propri tesserati e dei genitori che oggi purtroppo o per fortuna sono una parte indispensabile nella gestione delle società. Sappiamo che i genitori sono quelli depositari delle aspettative, spesso devastano i propri figli e quindi uno dei compiti che partendo da Vigevano poi si diffonderà sul territorio sarà quello in parallelo poi di creare momenti di informazione e formazione anche alle figure non direttamente coinvolte sul campo, quindi non necessariamente solo i tecnici, quindi parlando dei dirigenti, per arrivare possibilmente anche ai genitori. Il genitore deve essere una risorsa positiva perché si rischia poi di vanificare tutto il lavoro. Il progetto tecnico. Io personalmente non sono legato a Carli, per cui non rimango in un ambiente se l'ambiente non mi stimola, deve accendersi qualcosa. Ho lasciato l'ambiente professionistico perché ritenevo che in quel momento non avessi più le giuste motivazioni. Sono rimasto fermo fino a che non ho impattato contro un programma che in qualche modo ha riacceso una fiamma. E adesso si tratta però di buttarci a capofitto. Le realtà regionali, le squadre regionali sono di difficile composizione. La transizione dei ragazzi da una realtà a un'altra, da una squadra, da un livello a un altro non è semplice. Però se vogliamo crescere bisogna essere, come dicevo prima, capaci di fare sociale ma poi di fare sport. E la Provigevano credo che in questo momento debba fondere energie e risorse per dare un'identità forte, molto forte all'ambito sportivo. Quindi nelle fasce agonistiche laddove diventa necessario qualificare il più possibile i ragazzi per offrire delle opportunità di gioco. Non è detto che tutti arrivino a giocare in Serie A, magari non arriverà nessuno, in eccellenza forse qualcuno, e nelle altre categorie, abbiamo sentito i presidenti che le ambizioni ci sono, la media oggi in seconda vorrà arrivare in promozione, il passatore vorrà arrivare in seconda, magari in prima, non lo so, sfruttando possibilmente anche le risorse interne dei ragazzi che uffici dall'area agonistica giovanile poi si addentreranno nell'area competitiva degli eventi. Apro e chiudo una parentesi, questo è, faccio un po' una polemica, ma fa piacere che magari i mezzi di informazione poi lo sottolineino, potrebbe essere uno spunto perché qualcuno leggendo rifletta un attimo, i settori giovanili sono costretti ad un'impresa improba per rispondere a delle norme federali che secondo me senza senso sono quelle dell'obbligo della presenza di giovani nelle prime squadre, soprattutto di giovani nelle squadre.
squadre di promozione eccellente Serie D, significa distogliere un giovane potenzialmente bravo dal suo percorso naturale, illuderlo di essere un giocatore e ricollocarlo nell'anonimato non appena esce dall'area dei giovani. Questa è una norma che non ritengo assolutamente positiva per i giovani, anzi, che ha lavorato con i giovani sa perfettamente che le tappe sono lunghe e vanno percorse nella maniera ottimale. I bravi hanno sempre giocato, chi ha fatto sport sa che il bravo emerge. Queste norme invece fanno apparire i più pronti a scapito dei più bravi, che magari hanno bisogno di tempi diversi di maturazione. Quindi, detto questo, è ovvio che la Provigevano dovrà garantire ogni anno che alcuni dei propri allievi possano essere pronti per squadre eccellenti. Non saranno mai pronti, le norme lo dicono, e allora bisognerà spingerli verso, come bisognerà spingerli verso la sfera di promozione. Magari per la prima serie sarà più semplice, perché lì i giovani sono quelli che sono diventati vecchi, questa spinta energica obbligata mette in difficoltà le società. Ecco, io credo che dovremmo essere capaci di porre molta attenzione a questi giovani che transitano in questa fascia che ritengo essere oggi la più delicata, forse più delicata ancora dei bambini dell'attività di base, una fase che destabilizza e rischia di allontanare molti giovani dall'ambito dello sport. Per cui mi auguro che qualcuno possa magari riflettere e tornare a individuare un modello di valorizzazione giovanile che sia più consono alle esigenze della formazione e della crescita dei giovani. L'obbligo non penso abbia mai regalato risultati, mai nessun caso, questo è un po' il messaggio. E sulla Provigevano ci sarà da ottimizzare un intervento tecnico, i tecnici ci sono, ormai fa parte qualcuno, ormai fa parte dell'arredo della Provigevano, no? Proveremo a stimolare i tecnici perché si sentano un pochino messi in graticola, perché è giusto così, perché la competizione non c'è solo dentro al campo, c'è anche attorno al campo, uno deve sentirsi invogliato, impegnato e motivato a crescere dalla parte lomellina, che conosco altrettanto bene, insomma, a volte ci ritorno dopo tanti anni, credo che là nell'estrema parte della lomellina ci siano delle risorse incredibili. Si salta post per la luce, si salta post per la luce. Ci siano delle grandi risorse, quindi l'impegno in quel senso invece far crescere, proprio aiutare le società a ritrovarsi, chissà mai che questa sinergia, scambi di movimento di giocatori, ci siano anche scambi e movimenti di tecnici, io me lo auguro, perché anche il tecnico deve sentirsi preso in considerazione e deve trovare le giuste opportunità per crescere, per salire, per andare ad allenare sempre ambiti più stimolanti e ovviamente adeguati. Se poi qualcuno partendo da qui andrà a fare l'allenatore in altri contesti, oltre i nostri, ben più ambiti e motivati, bene, meglio abbiamo fatto il nostro. Quindi questo grosso impegno un po' mi spaventa, un po' mi stimola, e allora io mi auguro di essere all'altezza, non lo so. Fondamentale sarà che chi collaborerà con me, quindi tutti i tecnici condividano un po' il mio pensiero, quello che tutti i tecnici, perché da soli non si va da nessuna parte. Oggi è ancora un giorno. Quindi, questo è l'impegno da parte mia, è che periodicamente ci si possa magari incontrare per far conoscere i passi che si stanno facendo, che non saranno solo i risultati sportivi, questi come diceva il Presidente sono all'occhio di tutti,
sono quelli che passano più l'attenzione, il risultato sembra l'unica arma che consenta poi di sopravvivere. Un po' è vero, ma dietro un risultato sono tante fatiche, tanti successi, tanti insuccessi, ed è giusto che una società possa sentirsi gratificata nelle sue componenti se ogni tanto l'informazione l'aiuta ad uscire dal proprio recinto, no? E la colloca in un contesto di maggior rispetto. Il mio pensiero e il mio impegno.